Fu inaugurato il 27 dicembre del 1986 e da allora è sempre stato un punto di riferimento per tanti anziani che hanno trascorso e continuano a trascorrere lì le loro giornate. È il centro diurno per anziani dell'Istituto Testa Secca. Finanziato dalla Regione, il centro fu promosso dal Soroptimist, che realizzò allora un collegamento tra il comune e il commissario dell'Istituto per la sua realizzazione, oltre a donare alcuni arredi delle stanze. Da allora sono passati 30 anni, un anniversario importante che il presidente dell'IPAB, Alberto Maira, e il Soroptimist hanno voluto festeggiare. 30 anni fa, grazie alla professionalità di una nostra socia fondatrice, la dottoressa La Monaca, che lavorava nel settore, si pose il problema a livello cittadino della riconversione dell'Istituto Testa Secca, che non era più centro di ricovero per bambini orfani. La dottoressa propose all'allora presidente del Soroptimist, che era la compianta Rosa Collodoro De Cristoforo, di riconvertire questo istituto in un centro per anziani. È stata così un'idea che è venuta un po' a noi del club, perché soprattutto a me, nel 1986, quando abbiamo pensato di fare un'indagine conoscitiva sul territorio, finalizzata proprio all'incontro con le persone e quale impatto avrebbe avuto una creazione di una struttura simile. Quindi abbiamo visitato, ecco, tutte le parrocchie, per essere molto breve, abbiamo incontrato tutti gli anziani, parlato con loro, selezionati, e loro hanno richiesto, hanno gradito moltissimo questa richiesta, perché per loro significava tanto, anche allora, la lotta alla emarginazione, all'inclusione sociale, al bisogno di stare con gli altri. E infatti poi sono stati all'inaugurazione, io vado avanti all'inaugurazione, non solo gli anziani, ma poi durante l'attività noi abbiamo accompagnato per un certo periodo le varie attività. Un centro che, tra mille difficoltà economiche, continua ad essere punto di riferimento per tanti anziani. Abbiamo erogato e continuiamo a erogare gli stessi servizi di allora. Sono diminuite, per la convenzione col Comune, nel corso degli anni le presenze degli anziani, nel senso che la copertura finanziaria c'è per 40 anziani, prima era arrivata fino a 60 anziani, che trascorrono qua metà della loro giornata, quindi in attività culturali, di socializzazione, alcune gite nei periodi dell'anno che lo permettono. Molti sono anziani, sono diventati veramente più anziani rispetto a qualche anno fa. Ci sono persone che sono entrate a una certa età e adesso sono sulla soglia proprio di un'abbondante vecchiaia, per usare un brutto termine. Li abbiamo un po' accompagnati in questo itinerario che li porta fuori spesso dalla solitudine.